1628 visitatori, tanti quelli che domenica hanno fatto tappa alla Rocca di Gradara, rendendolo il museo statale più visitato nelle Marche durante il 1° di maggio. Numeri che si allargano però oltre la festa dei lavoratori, perché da Pasqua a Pasquetta e 25 aprile il castello ha attirato un'affluenza tale da riavvicinare la Rocca a numeri di presenze non lontane da quelle pre-Covid. Una gratificazione per il comune che dal 2020 è diventato gestore diretto del bene demaniale e che da qualche mese ne ha affidato la direzione all'architetto Stefano Brachetti. E devo insomma fare un ringraziamento al personale di Gradara Innova che ha gestito la Rocca e gestito i flussi importanti di turisti che in questi giorni, in questi 3 weekend, perché il 1° maggio è stato il picco, ma anche i 2 precedenti con il Pasqua, il 25 aprile, hanno fatto dei numeri davvero importanti, e quindi c'è stato un primo banco di prova, no, di questa gestione diretta della Rocca, con numeri importanti, perché abbiamo siglato l'accordo di valutazione con il Ministero nel luglio del 2020, quindi in pieno Covid, e quindi un periodo non facile in generale, ma soprattutto per il settore museale e culturale. E, però insomma abbiamo state bene, siamo andati avanti anche con investimenti importanti legati alla fruibilità e all'accessibilità del monumento. Siamo riusciti ad ampliare il percorso di visita, consentendo al pubblico di visitare anche la Piazza d'Armi. Un ringraziamento anche sentito al direttore della Rocca, l'architetto Stefano Brachetti, per la disponibilità e la collaborazione che ha contraddistinto questi primi 2 mesi di collaborazione appunto con la DRM Marche.